Ciao a tutti, sono Marianna Vitale e ci troviamo nel mio ristorante a Quarto, in provincia di Napoli, che si chiama Sud. La nostra cucina è una cucina popolare creativa, a noi così piace definirla. Oggi parleremo di un prodotto fondamentale della tradizione gastronomica napoletana, oltre che italiana. E parliamo dello stoccafisso norvegese. Vi presenterò tre ricette in parte legate alla tradizione o comunque che partono da preparazioni territoriali soprattutto. Lo stoccafisso è una varietà di merluzzo che viene pescata ed essiccata in Norvegia. Basta metterlo in acqua da 3 a 5 giorni e per poi poterlo cucinare. La Campania si diversifica dalle altre regioni italiane perché in realtà lo stoccafisso qui subisce un ulteriore trattamento con calce e con bicarbonato che gli permette di assorbire più acqua e gli dona un colore leggermente più biancastro, come poi vedrete. Per la prima preparazione utilizzeremo delle code che sono state in ammollo per 3 giorni. A questa prima ricetta sono particolarmente legata perché è un piatto che nasce nei Campi Flegrei, probabilmente a Procida. Le donne preparavano appunto semplicemente queste code di stocco bollite con patate, zucchine e questa era la merenda appunto per gli uomini che lavoravano in campagna. Come prima cosa è necessario battere leggermente la coda, anche con un piccolo martello. Va rifilata dalle pinne e viene messa in ammollo appunto per 3 giorni. Inseriamo all'interno di un tegame prima le patate, poi le zucchine. Poi la coda di stocco e aggiungiamo dell'acqua a copertura. Come vedete è un piatto molto semplice, che in realtà richiede anche pochissimo tempo di cottura perché siamo sui 20 minuti. Quando le patate saranno tenere, possiamo aggiungere giusto pochissimi pomodori e fino a completare la cottura per i successivi 5 minuti. E poi impiattiamo. Parte integrante della ricetta è il pane raffermo che viene messo sul fondo del piatto a cui poi aggiungo i pomodori, le patate, le zucchine e soltanto alla fine di lato la coda di stoccafisso norvegese tagliata in due. Abbiamo visto un grandissimo piatto della tradizione fregrea, adesso proseguiamo con una preparazione che in realtà appartiene a tutta la Campania, che è l'insalata di stoccafisso. In questo caso è evidente che lo stoccafisso è già mollato, oltre ad avere non più una coda ma anche un filetto molto alto che qui in Campania viene chiamato coronello. Preparo lo stoccafisso in una placca, lo impellicolo per fare in modo che non possa entrare acqua all'interno e viene cotto a vapore a circa 20 minuti fino a quando insomma non riesco poi a sfogliarlo con le mani. Uscito dal forno, lo stoccafisso è pronto. Aggiungo dell'olio per facilitarmi proprio nello sfogliare, nel separare le falde di stoccafisso e le metto da parte. Secondo me è molto importante proprio rispettare il disegno della falda, cercare proprio di non romperle mentre lo si apre. Quindi avremo anche dimensioni diverse in base appunto alla struttura dello stesso pesce. Parti più piccole più tenere, parti più grandi molto più tenaci.
In questo caso realizziamo una semplicissima marinatura fatta con aceto di mele, peperoncino e colatura d'alici e aggiungiamo a questa sfoglie di zucchine, di carota e di cipolla. La marinatura durerà per una notte. Mentre marinano le verdure, abbiamo tempo per poter preparare una semplicissima panna acida, appunto proprio per ricordare un elemento fondamentale dell'insalata che è il succo di limone. Quindi abbiamo panna fresca, aggiungiamo succo di limone e lasciamo per una notte a riposare. Non ci resta che comporre il piatto assemblando tutti gli ingredienti. Sulla base stendiamo la panna acida. Iniziamo ad inserire lo stoccafisso e completiamo con le verdure marinate. L'ultimo tocco è ovviamente l'elemento fondamentale dell'insalata che è appunto l'oliva, in questo caso in versione polvere. E adesso l'ultima ricetta. Quest'anno Seafood from Norway mi ha nominata ambasciatrice dello stoccafisso per l'Italia e questo è il piatto che hanno scelto che meglio poteva rappresentare la nuova visione dello stoccafisso in Campania. È una pasta mista cotta in una crema di pomodoro con delle alghe della lattuga di mare e dello stoccafisso norvegese cotto a vapore nella stessa preparazione che abbiamo visto prima. Partiamo proprio dal succo di pomodoro, che qui a sud è una crema ed è una preparazione nostra tradizionale ormai da 14 anni. È molto particolare perché si realizza con tre tipi di pomodoro, solitamente ciliegino, cannellina fregrea e piccadilli, proprio per bilanciare il sapore del pomodoro. La partenza è super tradizionale perché abbiamo in padella aglio e olio. Eliminiamo l'aglio e soffriggiamo i pomodori. Dopo circa 10 minuti di cottura, quando vediamo che i pomodori iniziano ad appassirsi, li passiamo ad un passaverdure. Questo sugo ritornerà nuovamente in una padella per far sì che possa stringersi ulteriormente, all'incirca per altri 10 minuti. Dopo che abbiamo ristretto il pomodoro, in realtà non ci resta altro che frullarlo. In questo modo il pomodoro acquisterà un colore arancio vivo e sarà particolarmente emulsionato. Adesso possiamo partire con la cottura della pasta. Questo è un sistema di cottura tradizionale per il napoletano, in cui la pasta appunto viene minestrata, viene cotta come se fosse in una minestra. La partenza è aglio e olio e aggiungiamo la lattuga di mare, prima lavata e poi tritata. Quando l'alga è traslucida, quindi significa che è quasi fritta, aggiungiamo dei mestoli d'acqua rispetto al quantitativo della pasta che andremo a cuocere. In questo caso sarà pasta mista. Quando siamo a tre quarti di cottura per la pasta, aggiungiamo una prima parte di stoccafisso
e una prima parte di pomodoro. Quando invece la pasta è molto al dente, spegniamo il fuoco e aggiungiamo la crema di pomodoro, la buccia di lime, il basilico e lo stoccafisso che lo completa e siamo già pronti per impiattare. Come vedete è effettivamente una minestra, una pasta da mangiare al cucchiaio. Mettiamo la minestra nel piatto, completiamo con le falde più belle di stoccafisso norvegese che abbiamo. Il piatto si chiude con del furikake, appunto di alghe e stoccafisso norvegese essiccato che ho acquistato proprio nel mio viaggio alle Lofoten. Spero che questo viaggio tra passato e presente vi abbia affascinato, un viaggio tra la Campania e appunto la Norvegia. Non posso che invitarvi quindi a provare a cucinare questi piatti a casa o in alternativa a provare la nostra cucina qui a sud. Un saluto quindi da Napoli, da Marianna Vitale. Se ancora non lo sapete, per il numero 46 di Italia Squisita, come storia di copertina c'è Sud e le nostre ricette.